l'anno 1940 e grazie ad un proiettile rimediato in guerra, il giovane Vito Scaletta può tornare nella città natale di Empire Bay, accolto a braccia aperte dalla madre e dalla sorella. Per quanto i 2 mesi di licenza accordati sembrino inizialmente lunghi, l'ombra del ritorno al fronte non tarda ad incombere. Così, quando il proverbiale amico di amici gli offre un escamotage per lasciare per sempre la divisa, Vito non ci pensa 2 volte. Proprio quando le cose sembrano essersi risolte per il meglio, la sorella racconta a Vito della grossa somma di denaro che il padre aveva preso in prestito dalla mafia poco prima di morire, la quale va ripagata in fretta e con gli interessi. Confuso e spaventato dalla notizia, Vito chiede consiglio all'amico Joe, le cui pessime frequentazioni gli daranno la chance di imbracciare nuovamente le armi, questa volta in nome dei soldi, delle donne facili e delle macchine veloci. Grazie ad un recente rendezvous organizzato da 2K, ci siamo potuti immergere tra le vie di Empire Bay con il duplice scopo di fare un giro turistico ed affrontare Wild Ones, una missione di prova collocata poco dopo l'inizio della storia principale. Il tutto comincia nell'appartamento di Joe Barbaro, dove Vito si sveglia assonnato. Un giro tra le stanze del piccolo flat ha messo in luce la grande quantità di elementi interattivi, come il frigorifero o il telefono. Nel garage abbiamo trovato un'interessante selezione di macchine con le quali siamo usciti a visitare la città. L'impatto con la guida si è rivelato piacevole. Scorrere nel traffico cittadino è facile, dove la natura semplicistica del sistema di controllo si sposa con un traffico abbondante e reattivo, tanto di veicoli quanto di pedoni. Ispirata alle grandi città della East Coast statunitense, in particolare a New York, Empire Bay si è rivelata ricca di attrattive utili a rendere il nostro giro turistico molto interessante, come bar, negozi di armi, boutique di vestiti ed autorimesse. Queste ultime in particolare offrono un interessante ventaglio di opzioni. Oltre a riverniciare la macchina e da cambiare i cerchioni, è anche possibile sostituire la targa aggiungendo sigle personalizzate. Abbiamo anche apprezzato la presenza di modifiche prestazionali per i veicoli, utilissime nel caso le fughe dalla polizia diventino uno sport quotidiano. A proposito di forze dell'ordine, il nostro giro turistico ci ha riservato diversi incontri con i tutori della legge, che come nell'originale mafia sembrano avere occhi ovunque. Anche solo l'accidentale estrazione di un'arma da fuoco per le vie della città è sufficiente a scatenare le ire dei garanti dell'ordine, i quali diventeranno addirittura aggressivi in caso di rissa. In entrambi i casi, un menù a scelta rapida permetterà di optare per un tentativo di fuga o la cara vecchia corruzione. Nel caso si sia costretti a fuggire in macchina, la migliore tattica per far perdere le proprie tracce è cambiare spesso strada. La benzina si consuma realisticamente ed occasionalmente un indicatore di riserva ci ricorderà che è tempo per fermarsi ad una stazione di servizio e fare il pieno. Il nostro rapido giro per le strade di Empire Bay ha rivelato una città viva e credibile, che rappresenta un ottimo diversivo utile a colmare i tempi morti tra una missione e l'altra. Mafia 2 proporrà missioni lineari caratterizzate da continui colpi di scena e cambi di ritmo, possibili grazie ad un massiccio utilizzo di script, delegando le chance di esplorazione al tempo libero tra gli incarichi. Terminato l'interessante giro per le vie di Empire Bay, ci siamo recati al punto di incontro fissato per l'inizio del nuovo incarico, facilmente raggiungibile grazie alla minimappa. In un ampio cortile di un quartiere dei bassi fondi abbiamo trovato ad attenderci l'amico Joe Barbaro, come sempre prodigo di lavoretti da portare a termine per l'onorata società. Il piatto del giorno consisteva in un ingente carico di sigarette di contrabbando da vendersi direttamente sul posto. Il divertimento è naturalmente durato poco. Proprio quando i guadagni cominciavano a moltiplicarsi, sul posto si è presentata una gang rivale. Forse la cosa si sarebbe potuta risolvere con un po' di diplomazia, ma la mano pesante di Joe ha complicato tutto. Senza neanche il tempo di esibirsi in fantasiose minacce, il boss rivale si è trovato una pallottola in testa. La mossa di Joe si è naturalmente rivelata ben più avventata del previsto. Fortunatamente tra le amicizie di Joe c'era un altro malavitoso in cattivi rapporti con la medesima famiglia, ben disposto a dare una mano per liberarsene una volta per tutte. In sua compagnia ci siamo diretti verso un piccolo diner fuori mano, intenzionati a metterlo a ferro e fuoco. Armati del leggendario Tommy Gunn, abbiamo scaricato una formidabile quantità di piombo sul locale, godendoci lo spettacolo della distruzione splendidamente riprodotto dal motore di gioco. Chiusa la faccenda con un paio di molotov, ci siamo diretti verso una fonderia in città, base della gang rivale, per chiudere definitivamente i conti. La grande varietà di armi a disposizione e la buona fluidità del cover system hanno reso lo scontro a fuoco molto appassionante. Degna di nota si è rivelata anche l'intelligenza artificiale nemica, che nonostante l'energia rigenerativa è riuscita in più di un'occasione a metterci in difficoltà con accerchiamenti e rapidi cambi di posizione. La missione si è dipanata in diversi momenti, mantenendo alta l'adrenalina grazie ai continui cambi di ambientazione e colpi di scena. Tecnicamente il titolo si fa riconoscere per un design di spessore, in grado di caratterizzare eccezionalmente l'atmosfera dell'epoca. Il motore proprietario restituisce visuali d'impatto, anche se un po' di ottimizzazione è ancora necessaria su alcuni fronti, in particolare la fluidità generale, soprattutto delle animazioni. Il tempo a disposizione c'è e confidiamo nelle capacità dei ragazzi di 2K Check. Boom.
Provare con mano Mafia 2 si è rivelata un'esperienza divertente. Empire Bay è un affascinante sandbox di opportunità da esplorare, mentre gettarsi a capofitto nelle missioni regala intense sparatorie, sequenze filmate di grande impatto e continui colpi di scena. Questa natura duale del gameplay offerto dal titolo permette una grande varietà ed alternanza di ritmi nel giocato, che senza dubbio garantiranno al prodotto finito buona longevità e capacità di mantenere salda la presa sul giocatore. Ora che la componente narrativa è ultimata, agli sviluppatori rimangono diversi mesi per ottimizzare e pulire quella che potrebbe rivelarsi una delle sorprese di quest'estate 2010. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti. Ha iniziato una cazzo di guerra. Realmente sei venuto. Questi non sono sbirri. Ammazzateli! Lavorare da felliti, poco ma sicuro. L'hai detto.